dove c'è bue della Leandro. Thank you.
Però vi posso raccontare
volta dove sono stato davvero felice esattamente in questo momento e che sto condividendo con questo mondo. E con condividere è crescita. E la felicità per me è condividere, assolutamente. Questo è il momento in cui sono felice. Ma anche perché ho deciso che la mia vita, qualsiasi cosa mi possa succedere, io non è che sono una persona che non ha mai avuto quello che ci vediamo tutti. Questa è l'unica maniera in cui la mia vita può andare. E quando mi chiedono come stai, prima rispondevo abbastanza bene, tu, oppure va, tu come stai? Ora io rispondo sempre che va benissimo, perché ho deciso che è così l'unica maniera che la mia vita può andare. Ora vorrei che voi immaginate, per favore, immaginatelo davvero, immaginate che cosa in vita vostra ognuno di voi ha perso perché ha avuto paura. Paura magari di non aver parlato quella volta con un genitore, con un amico, paura di andare ad affrontare un piccolo colloquio di lavoro, paura di non aver detto magari a una ragazza quanto vi piaceva. Riflettete, ve lo ripeterò, immaginate quante cose in vita vostra avete perso, cose che mai più forse vi avete, perché non avete avuto coraggio, perché siamo stati codardi, perché non riusciamo ad uscire dal più piccolo cerchiolino della nostra zona di comfort, perché sappiamo che qua stiamo bene, ma se ci spostiamo qua è allora diciamo, diciamo di no, e invece se fossero stati dei sì ci avrebbero portato sicuramente da qualche parte. Che cosa avresti potuto dare alle persone che ami se quella volta non avresti avuto paura? Che cosa non hanno adesso le persone alle quali volete bene perché quella volta avete avuto paura? Io se non avessi avuto paura in passato, sono sicuro che i miei genitori ad adesso avrebbero una vita migliore. Ma tante volte mi sono tirato indietro. Io non sono nessuno per dirvi come voi dovete vivere la vostra vita. Però io sono sicuro che nessuno di noi questa vita la deve vivere al di sotto delle nostre potenzialità. Ok? Noi siamo gli esseri umani, l'unico essere vivente in natura che decide consapevolmente di fermare la propria crescita. Avete mai visto un albero crescere fino a 2 metri e poi dire io sto bene qua? O qualche animale non arrivare al massimo della sua evoluzione, no? Noi siamo l'unico. Arriviamo a un certo punto di studio, diciamo bene, io ho preso la mia laurea, che cosa devo fare con la vita mia? Lavoro, poi arrivo a casa e mi sento sul divano. Non studio più, smetto di imparare. Perché siamo così stupidi? Io me lo sono fatta tante volte questa domanda e tante volte ho smesso di crescere in vita mia, ma ora ho deciso che non siamo pronti, perché noi ogni giorno possiamo imparare qualcosa e lo possiamo condividere con qualcun altro. Però questo non lo facciamo mai, o lo facciamo troppe poche volte. E lo dico a voi che comunque siete tanto più piccoli di me. Pensateci, ma non smettere mai per tutta la vita di imparare qualcosa. E questa paura che noi abbiamo avuto, pensate anche solamente quante cose magari ti saresti potuto comprare o permetterti, perché avresti sicuramente qualcosa di più, ma hai rinunciato, hai detto di no. Quello che non fai quando è il momento di farlo, non lo fai più. Quindi fatelo. E vi chiedo di ragionare su una piccola cosa. Provate a chiudere gli occhi, perché qua c'è tanta gente. Qua c'è tantissima gente, non ci si riesce a concentrare con me. Provate a chiudere gli occhi e immaginate quale campo della vostra vita voi avete dentro di voi. Amore, salute, soldi. Non so qual è il campo della vostra vita dove voi avete qualcosa da migliorare, perché non vi conosco, ma tutti noi abbiamo dei campi della vita. Chiudete gli occhi e provate ad immaginare dov'è che avete il problema. Dov'è che dovete smettere di avere quella cazzo di paura per migliorare la vostra vita.
perché le cose vanno scritte. Prendete carta e penna e scrivete su questo foglio le aree della vostra vita dove voi pensate di dover migliorare. E per ogni area della vostra vita scrivete tutto quello che in vita vostra avete perso in quel determinato campo perché avete avuto paura. Io del lavoro ho avuto paura tante volte, e un po' ce l'ho ancora adesso. Penso che sia il campo dove io debba migliorare più di tutti il lavoro. E forse non sarei mai capace di insegnare a una persona come si fa lavorare. Ma imparerò anche un giorno. Magari qualcuno di voi invece è proprio un altro campo. Scrivete tutte le cose che avete perso in un determinato campo perché quella volta non avete avuto le palle di fare quel passo in più. E poi scrivete invece tutte le cose che da oggi sapete che in quel campo voi potete ottenere. Perché non è mai tardi per migliorare, non è mai tardi per uscire da quello stato di negatività. Perché vi dico l'ultima cosa, tutti noi siamo pronti a cambiare quando c'è qualcosa che non va. Siamo pronti, giusto? Sì, io sono pronto a cambiare, io sono pronto. In quanti sono capaci? Tutti. Tutti noi siamo capaci di cambiare le cose che non vanno nella nostra vita. Ma c'è un altro punto. Non tutti sono volenterosi. Potete essere capaci finché volete di fare una cosa, ma se non volete davvero farla, non la farete mai. E io sono stufo e dispiaciuto di vedere persone che magari a 15 anni, o anche meno, o a 20, hanno smesso di credere in quello che potevano fare. Voi avete la stessa esatta capacità mia e di tanti altri di fare quello che volete. Però voi dovete volere. Se voi non lo volete, non lo farete mai. Quindi scrivetelo queste cose. Se c'è qualcosa che non va nella vostra vita e se non c'è neanche una cosa, io sono davvero contento di voi, ma immagino che tutti abbiamo qualcosa da aggiustare, fatelo, perché serve. Questo è quello che io vi volevo dire per augurarvi un buon Natale, sperando che lo possiate passare nelle migliori delle condizioni. E vi ringrazio perché voi siete il mio Natale quest'anno. E ricordate di avere coraggio, perché se volete qualcosa che gli altri non hanno, dovete fare qualcosa che gli altri non fanno, perché se continuerete a fare sempre